La rincorsa dell'Italia ai Mondiali 2023 di pallamano inizia da Chieti. Si apre domani alle 17 nel Centro Tecnico Federale, la casa della pallamano, il torneo amichevole Emoter Adriatic Cup, organizzato dalla federazione in collaborazione con la pallamano Chieti e che fino al 30 dicembre vedrà impegnate nella cittadina teatina le nazionali di Belgio, Arabia Saudita e ovviamente la selezione azzurra. Un altro grande evento di pallamano a Chieti, dunque, questa volta in preparazione delle imminenti qualificazioni ai Mondiali 2023 che l'Italia disputerà a Tórshavn nelle isole Faroe dal 14 al 16 gennaio, affrontando oltre ai faroesi padroni di casa anche Lettonia e Lussemburgo. Il primo step di avvicinamento sarà rappresentato proprio dalla Emoter Adriatic Cup. Il triangolare si aprirà come detto domani 28 dicembre alla Pala Santa Filomena, oggi divenuto la casa della pallamano, col match tra Belgio e Arabia Saudita alle 17. Italia spettatrice al taglio del nastro ma pronta a debuttare mercoledì pomeriggio alle 18 in diretta televisiva su Sky Sport 1 contro la formazione belga. Epilogo del torneo il 30 dicembre alle 16 con la match conclusivo che vedrà la nazionale italiana opposta all'Arabia Saudita. Nutrita la rappresentanza abruzzese tra i convocati a disposizione del direttore tecnico Riccardo Trillini, tutti teramani, il portiere Pasqualino Di Giandomenico proveniente dal Conversano campione d'Italia, l'ala Stefano Arcieri in forza al Bressanone, il sedicenne Tommaso De Angelis, talento purissimo e già punto fermo della squadra federale Campus Italia. Nella casa della pallamano di Chieti ingresso libero sempre nel rispetto delle normative anti-Covid per assistere a tre gare di livello assoluto. Per gli appassionati abruzzesi, spettacolo garantito.